La resistenza di Berlusconi all'asse tra Salvini e Di Maio. Ancora poche ore e sapremo se l'ipotesi di un governo tra M5S e centrodestra è definitivamente naufragata. Nonostante l'ottimismo che ha campeggiato per tutta la giornata di ieri, anche il secondo giro di consultazioni portato avanti da Elisabetta Casellati si è concluso con una fumata nera. Il veto dell'M5S sul partito di Silvio Berlusconi e anche su FD è stato confermato da Luigi Di Maio, sia pure con toni meno duri di quelli usati in precedenza. Insomma, niente di nuovo, lo stallo continua. Qualcosa però non torna. Matteo Salvini, uscendo assieme a Berlusconi e alla Meloni dal colloquio con la presidente del Senato, si era sbilanciato sostenendo che metà dell'opera era fatta e l'altra metà sarebbe sta completata la prossima settimana. Evidentemente c'è stato qualche fraintendimento. Forse tra Di Maio e Salvini. O tra lo stesso leader della Lega e Berlusconi. Oppure, più semplicemente, le aperture e interviste ieri erano funzionali anzitutto a conquistare tempo. A evitare che il capo dello Stato potesse accantonare già oggi l'ipotesi di un governo giallo-verde, affidando l'incarico a un nuovo esploratore per trovare altre opzioni. È questo il sospetto di Salvini. Che ci sia qualcuno al lavoro per sabotare l'intesa tra Lega e M5S e per favorire la nascita di un governo istituzionale. E che tra questi qualcuno ci sia anche il suo principale alleato. Berlusconi tutto vuole tranne che rimanere confinato sullo strapuntino fuori della porta di un governo Salvini-Di Maio. Dunque fin dall'inizio, all'indomani del 4 marzo. La parola d'ordine lanciata da Arcore è stata resistenza. Ed è quello che ha fatto anche ieri. Del resto il Cavaliere non ha mai fatto mistero che, in mancanza di un governo del centrodestra, opterebbe volentieri per un esecutivo istituzionale o del presidente. Una prospettiva a cui il segretario della Lega risponde tentando di sparigliare, dichiarandosi pronto a scendere in campo direttamente, ossia candidandosi per un pre-incapico in modo da trattare tanto con gli alleati che con il M5S in prima persona. Ma in questo gioco di mosse contro mosse i partiti hanno un ruolo determinante quando presentano soluzioni percorribili. Altrimenti il pallino resta nelle mani del Quirinale. E il mandato, circoscritto nel perimetro e nei tempi, affidato da Sergio Mattarella alla presidente del Senato, contiene un messaggio implicito: i tatticismi sono finiti.